E che fa caldo, no? Il ventilatore si è rotto. È un buon metodo. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fexy. Cioè, comunque vedete che le mie intro diventano sempre più intelligenti, meno male, eh. Se no poteva essere un problema. Ecco appunto. Però oggi ragazzi non siamo qui a farci aria con i palloncini, ma ad andare a guardare un qualcosa di, diciamo, particolare. Avete presente la punta della matita, no? Che si rompe ogni volta che uno vuole provare a disegnare qualcosa. Ecco, perché andremo a vedere come creare delle cose incredibili sopra la punta della matita intagliandole. Come spiegazione fa cagare. Adesso capirete meglio di che cosa sto parlando. Una figata assurda. Però ragazzi, lo sapete, prima di cominciare vado a salutare Matilde Badini, X Cristi, il signore e Marco Sandonà. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi Marco Sandonà, grandissimo. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, ma io direi di andare a vedere l'intaglio delle punte delle matite, così poi proverò a farlo anch'io, dove riuscirò sicuramente. E ci farò un video sopra. Non riuscirò mai a farla questa cosa. Perfetto, ragazzi! Ed ecco a voi l'intaglio della punta di una matita. A vederlo così dici: che cosa sta succedendo nella mia vita? È una roba fantastica, io ve lo giuro, non so come sia possibile questa cosa. Questa è la punta di una matita. Qua che roba! No, vabbè, io non ci posso credere. Sta facendo la Torre Eiffel. Ragazzi, la Torre Eiffel sulla punta di una matita. Io non sto avendo parole per descrivere questa situazione inverosimile. Ma va che ero. Segno di carta! Ok, allora dobbiamo mantenere un attimo la calma tutti qua. Non è vera questa cosa. Cioè, stai scherzando, per favore, dimmelo. Ammettilo. Sì, vabbè. E io mi chiamo Batman. Allora, siamo partiti dalla punta di una matita, semplice, tranquilla, per poi arrivare alla Torre Eiffel. Sei un alieno per caso? Che cos'è? Spiegamelo, com'è possibile? Ragazzi, ecco voi l'intaglio di una punta di matita. È qualcosa di devastante. Guarda! Ma è fantastica questa cosa. Io non sto avendo parole. Vabbè, ecco, andiamo con un altro lavoro della vita proprio. Che cosa farà questa volta? Prima abbiamo visto la Torre Eiffel. Un orologio. Ma porco schifo. Allora! Un orologio! Ma guarda che figa, ma come ha fatto bene la gente? Un Rolex? Sicuro? No, dai, vabbè, ma ragazzi, ma è piccola la. Come fai? Cioè, comunque la conosciamo tutti la punta di una matita. È minuscola, non puoi farci sopra un orologio. O la Torre Eiffel, la vedo abbastanza difficile come cosa. Invece. Madonna! Sì, ok! Giusto! Un lucchetto con tanto di chiave. Certo, perché poi lo devi anche aprire un lucchetto, no? Con la punta di una matita. Cioè, più lo dico e più penso, ma cosa sto dicendo? E invece no, è tutto vero! Cioè, provassi a farlo io neanche fra 75 anni. Andiamo avanti, vediamo cos'è che fa questa volta. No, vabbè, allora no, però ascolta, c'è un limite a tutto. Tu non puoi fare una gabbia. Non è possibile. C'è anche l'uccello dentro. Io mi vado a nascondere sottoterra. Allora, io posso ancora capire la gabbia, ma l'uccello dentro. Ma stai scherzando? È la punta di una matita. Non puoi. Non hai abbastanza spazio fisico per riuscire a fare una cosa del genere. E invece, a quanto pare, è fattibilissimo. Ma che roba? Con quali dettagli me lo stai dicendo? L'uccello è vero, comunque. Adesso prende vita e vola via. Ragazzi, ok. Io sapevo già che avremmo visto qualcosa di estremamente figo, ma non pensavo così. Guarda, sta facendo King Kong. Allora, sarò ripetitivo, però tutto questo sulla punta di una matita la vedo un po'. Cioè, che poi ti fa vedere tutti quanti i passaggi, quindi non è che gli puoi anche dire: no, è fake, sarà. Ma che no, raga, ha fatto pure i peli. Ditemi voi se questa cosa è normale, secondo me no. Ha la faccia pure cattivissima. Ma passiamo ad una barca a vela. Io non voglio neanche più stupirmi, perché cioè, dopo questo l'abbiamo viste tutte, penso. Rimango così, ha fatto pure il Kraken, come se lo stesse afferrando. Cosa? Il Kraken? Ma poi tra l'altro, cos'è che sta usando per fare tutto questo? Deve essere una cosa microscopica. Vabbè, ok, guarda. Mi viene solo da fare versi, sembro deficiente. Cioè, in realtà lo sono. Però quando vedo queste cose, lo divento ancora di più. E io sono Jackie Chan. E
in mutande mentre va a fare la spesa al supermercato. Cioè, ma poi i dettagli sono qualcosa di assurdo. Non è che dici provo a farlo, viene fuori una cagata, però bene o male capisci cos'è che volevi fare. No! Ma che... boh. C'è proprio il polipo immenso sotto. Allora, adesso però tu ti calmi. Io penso che ci sia un limite a tutto. E questo limite lo stiamo superando leggermente. Mi stai dicendo che stai facendo Wolverine? Con tanto di artigli! L'avrò detto 58 volte. Tutto questo sulla punta di una matita. Ma no, dai, ma per favore. C'è tutto il braccio con gli artigli che... E con questa ci puoi anche scrivere. Questa è la cosa figa. Cos'è che sta facendo? Eh? Hai fatto Wolverine, la Torre Eiffel... Hai fatto il Kraken con la Non è vero, questo... No. Mi rifiuto di crederci. Cosa? Una mano che tiene un telefono mentre... si sta facendo un selfie, probabilmente. Oddio, mi sto sentendo ma... No, vabbè, ragazzi. Ma qua stiamo arrivando ai limiti dell'inimmaginabile. Cioè, comunque, tutti quanti stiamo vedendo la stessa cosa, no? Non è che me lo sto immaginando. Mancava solo la marca del telefono, aveva finito. Pure il cavallo! Oh! Ma no, però dai, ma non è possibile. Quanto è fatto? Ma io faccio schifo. Questa cosa non era necessaria, un insulto gratis. Però dai, quando vedo ste cose mi sento proprio... inutile. Vabbè, ragazzi, ecco. Certo, facciamo anche il simbolo di Instagram. Che tra tutte le cose che abbiamo visto finora, penso che sia quello più facile. Ecco! Più facile, immagino. Però rispetto a un cavallo, rispetto alla Torre Eiffel, a Wolverine. Che vuoi che si... Che... Ho già capito io che cos'è questo. Figurati. Il simbolo di Apple. E poteva mancare, secondo voi, lo stemma di Apple? Ma è ovvio che no. Ha fatto Instagram, ha fatto il telefono. Uno più uno fa due, Vi giuro che c'è stato un momento in cui volevo provare a fare queste cose. Mi è passata la voglia. Cioè, so già che comunque non riuscirò a farla una cosa del genere. Non è possibile. Quanta precisione. Sulla punta di una matita. È troppo piccola. Ti esplodono gli occhi. Cos'è che sta facendo? La mole antonelliana. Ha fatto la Torre Eiffel. Che cosa... Altro che mole Antonio, ha fatto il Big Ben. Il Big Ben! La punta di una matita, ragazzi. No, ma l'orologio, tutti i dettagli. Ma non scherzare. Ma non prendiamoci per il culo. Ehi, piace questo video? Quanto ci può volere per fare una cosa del genere? Non lo voglio neanche sapere. Mi sento male. Il violino, ma mi sembra giusto, no? Può mai mancare qualcosa inerente alla musica? Che è così bella e armoniosa? Sembra vero. Secondo me si può anche suonare questo. Vabbè, ragazzi. Ecco qua. C'è proprio tipo lo zoom a 8000. Perché altrimenti non vedi nulla, essendo piccola la punta della matita. Però lui ce la fa con tipo un bisturi micro. È tutto fiero, precisino. Però guarda che roba che viene fuori. Ma io... adesso me ne vado. Allora, io posso capire tutto. Ma la Statua della Libertà no. Ma come fai? C'è anche la fiaccola con il braccio su. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma di che cosa stiamo parlando? Fatemi capire. C'è tutto questo sulla punta di una matita. L'ho detto 150 volte, ma perché? Se uno magari non capisce, perché dice, no vabbè, stai lì, la stai facendo sulla punta di una matita. Ma che dici? È la Torre Eiffel, Wolverine, il Big Ben, la Statua della Libertà, Apple, il telefono con la mano. Come? Cioè, io quando prendo una matita, c'è la punta normale, la uso, si spacca, finito, la tempero, ciao. Invece no, ma che mondo che c'è dietro? Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questa meraviglia. Comunque, se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram e lasciate un mi piace alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. Io, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.